Ma buongiorno fratelli e sorelle rossonere, questa mattina un po' presto perché avevo un po' di cose da fare. Cominciamo subito con un paio di notizie importanti. Uno è quella di che sì, che per tutti diciamo i boccaloni, i creduloni che pensavano che sì potesse tornare veramente al Milan, io onestamente non ci ho mai creduto. E ho sempre ritenuto l'operazione impossible, impossibile. O qualcun altro che poteva pensare che sì, ritornasse in Italia, magari alla Juventus. Bene, per tutti questi mi spiace, ma è notizia di qualche ora fa, ovviamente parlo di ieri sera, che sì, è pace fatta, tra virgolette, col Barcellona, non perché adesso avessero verbalmente o fisicamente litigato, semplicemente perché c'era un bel casino montato ad arte dietro l'insofferenza di Kessié, il fatto che non giocasse, il fatto che lui ha detto comunque a qualcuno in sua conoscenza, come diceva lo stesso amico Pellegatti, che avrebbe desiderio di tornare in Italia al Milan, e tutti quelli che hanno paventato l'idea che potesse tornare. Mi spiace, no, Kessié non torna. Che si sta bene al Barcellona, il Barcellona fa sapere che sì, è una pedina importantissima per loro, credono molto in lui e andranno avanti ancora molto tempo con che sì. Quindi, animo in pace, e animo in pace anche per un altro, parliamo di Asensio. Asensio che sprizza gioia e parole d'amore nei confronti della società del Real Madrid, di Carlo Ancelotti, perché è praticamente sicuro che il rinnovo avverrà molto a breve e le sue parole sono state molto chiare. Spero di rimanere in questa squadra almeno altri 10 anni. Questo cosa fa capire? Che assolutamente sta bene dove sta e non si vuole muovere, e che formalmente e anche indirettamente il contratto è già stato siglato, concordato, ma non lo sta dicendo. Quindi anche Asensio fa puff puff, come del resto che sì, che non è mai entrato nell'orbita Milan, mentre Asensio invece in un certo qual modo l'interessamento c'era, il sondaggio c'era, sapendo comunque il fatto che ha una scadenza nel 2023, chiaro che Maldini si appunta sul taccuino tutti quei giocatori futuribili, papabili, comunque interessanti e di classe e di prestigio, chiamiamoli così, che comunque possono essere giocatori futuri del Milan, soprattutto per il cartellino uguale a zero. Quindi anche il nostro amico Asensio va via. Ma questa qui è la mattinata delle non buone notizie. Ma un'altra notizia che ha lasciato un po' basiti tutti è il fatto che un altro giocatore difensore sul quale il Milan era molto molto forte, ma che purtroppo con l'avvento della nuova dirigenza hanno cambiato un po' le carte in tavola, appunto parliamo di Chivo, il difensore dello Spezia. Si mette male, nel senso che comunque ora Kivior percepisce più o meno, pagato 2 milioni, percepisce 300.000 euro, 400.000 euro di stipendio, non mi ricordo. Comunque pagato poco e prende uno stipendio bassissimo, quindi era molto appetibile per il Milan. Cambia le regole perché ora è pronto il contratto. Kivior rinnoverà il nuovo contratto e sarà inserita una clausola rescissoria di ben 20-22 milioni. Quindi chiunque lo volesse è chiaro che lo porta via solo se paga quella cifra. E onestamente a questo punto 20 milioni per un Kivior, come volete chiamarlo, quindi ho detto bene, 20 milioni per un giocatore, che bravo sì, ma deve ancora dimostrare tutto quello che deve dimostrare, mi sembra una cifra un po' eccessiva. Ovvio che lo Spezia cerca di farci la marginalità più possibile, ma è ovvio anche che se Chivo dovesse esplodere, qualcuno si farà sotto per pagare quei 20 milioni. Non lo so, magari anche il Milan poi ci proverà, però i piani di Maldini sono in questo momento rovinati se volevano puntare comunque sul giocatore. Quindi queste sono tutte le belle notizie di mattina, ok? Spero più tardi di darvi veramente notizie un pochino più carine e più interessanti. Stamattina ci hai dato sapere questo. Intanto, ragazzi, vi auguro buona giornata. Buon martedì a tutti, sempre comunque ovunque Forza Milan, noi ci sentiamo più tardi e addio!